occasione per mettere a conoscenza di tutti queste belle immagini della città di Cava, della provincia di Salerno, e anche per individuare un percorso da svolgere insieme enti pubblici e privati per le proposte a vantaggio delle nostre comunità. Principe Arechi che sabato porterà la scherma in piazza nella location di piazza Flavio Gioia. Sono venuto espressamente per manifestare la vicinanza, le congratulazioni agli organizzatori di questo evento, perché testimonia l'impegno, la capacità organizzativa, la capacità di saper superare difficoltà che in questo momento quasi ognuno trova come scusante per non fare, quello diciamo, dell'organizzazione di un torneo in questo periodo dove probabilmente c'è qualche difficoltà economica in giro. Ecco, è la testimonianza che si sa guardare al futuro, non solo da un punto di vista sportivo. Pertanto, come Federazione della Scherma, siamo venuti a testimoniare la vicinanza, il plauso per questa iniziativa che mira, oltre a dare la possibilità ai ragazzi di cimentarsi in una gara, quello di promuovere lo sport attraverso l'effettuazione di questo evento in piazza. Pertanto l'occasione anche per molti cittadini di conoscere, magari chi non l'avesse ancora avuto modo di vedere, sia in televisione che praticamente, è l'occasione per vederla, l'occasione per passare una bella giornata. Ed è la testimonianza di come alla base, in periferia, chiamiamolo alla base del movimento, vi sono figure e personaggi che credono in questo sport e che considerano come un veicolo di aggregazione sociale, e pertanto quello di sabato prossimo sarà un altro appuntamento in giro per l'Italia, questa volta a Salerno, città particolarmente vicina alla scherma, e pertanto l'occasione per formulare l'augurio a tutti i partecipanti che possano avere dei risultati che meritano, ma fondamentalmente la città che possa avere questo momento di aggregazione senza problemi di ordine pubblico né di altra natura. La scherma italiana che esce dalle palestre per arrivare in piazza, per arrivare sotto le stelle, in questo caso visto che si chiuderà in notturna, ma per aprirsi appunto alla gente che la considerava forse in passato disciplina di nicchia. Ma metaforicamente io vado dicendo che la scherma è bene che esca da sottoscala, perché noi si aveva questo complesso di dire siamo pochi, ma la fanno soltanto in pochi, la fanno soltanto chi ha possibilità economiche. Non è affatto vero, perché siamo in tantissimi, la fanno tutti coloro che hanno voglia di fare attività sportiva sana, pulita, i costi sono pari come gli altri sport, pertanto fuori questi luoghi comuni, e la realtà è che una federazione sana, migliaia e migliaia di ragazzi ogni anno si avvicinano a praticare la scherma, i nostri atleti di punta sono l'orgoglio dello sport nazionale, e dietro vi è una forte spinta in avanti dei giovani. I ricambi generazionali nel nazionale assoluto sono sempre all'ordine del giorno, testimonianza di un movimento che cresce. Pertanto io sono particolarmente orgoglioso nel portare il saluto di un movimento in salute che sa adeguarsi ai tempi, che ha lasciato alle spalle quel polveroso mondo e si è saputo apporre all'attenzione mediatica e non solo di un pubblico attento a questi valori. Noi siamo oggi portatori di grandi valori etici, di grandi valori sportivi, e di questo ne facciamo non il valore aggiunto ma la bandiera della nostra federazione. Il delegato provinciale della Federazione Italiana Scherma per Salerno e organizzatore della quinta edizione del trofeo Principe Arechi, quest'anno in piazza. Sì, in piazza, abbiamo scelto questa piazza Flavio Gioia per avere un contatto più diretto con le famiglie, i giovani, i bambini, i ragazzi, per farli avvicinare ancora di più alla nostra disciplina, perché in quel periodo, in questo periodo tutti i genitori cercano di orientarsi dove inviare i propri figli per poter fargli praticare qualsiasi disciplina. In pedana le formazioni di Club Scherma Salerno, Portici e Avellino, Derby Campani, e dedicate soprattutto alle più piccole, alle categorie under 14. Sì, sono under 14, tre fiorettiste, categoria allieve, ragazzi allieve, tre società partecipanti sono Avellino, Portici e Salerno.